Buonasera, buonasera a tutti quanti, benvenuti in questa nuova live che adesso cominciamo subito, ma devo ancora entrare nel mondo. Sono appena arrivato al PC, ragazzi, praticamente. Ok, siamo dentro. Non mi piace neanche il punto dove sono rimasto, quindi spostiamoci subito. Ciao ragazzi, salve! Salve a tutti! Guardate dove ho sloggato oggi nel video, Che bella idea! Adesso rispawno direttamente nel Deep Dark. E facciamo una bella cosa, magari potrei tipo farmi una casettina un attimo. Che dite? Facciamo così. Zack. Ok, così siamo un attimo al sicuro e posso fare l'intro in santa pace. Ciao di nuovo a tutti! Benvenuti in questa nuova live. Buonasera. Oggi avete visto, qua c'è un tempaccio. C'era un sole che spaccava le pietre stamattina, un caldo devastante. E poi, cavoli, è arrivato un temporale. Adesso sta tuonando qua, c'è un disastro. Si sta diluviando, esatto. Piove di brutto, ma in tutta Italia piove. Boh. Cioè, di solito ognuno aveva il suo meteo. Ultimamente sembra che in tutta Italia c'è o il sole o piove. Non si sa com'è possibile. Ciao Hendrickson, benvenuto in chat. Sta venendo giù il mondo qui da me. No, ma anche qui c'erano dei fulmini impressionanti. Infatti ho anche provato a fare un video che volevo catturarne uno. Ovviamente nel momento in cui ho fatto il video non ho beccato niente. Non l'ho neanche cancellato il video. Però a un certo punto ero sul balcone, passa un fulmine, cioè è passato da sinistra a destra, ha fatto tutto il cielo. Una roba incredibile. Come mi posso abbonare per entrare nel tuo server? Devi fare la sub, puoi farla con il Prime, se Amazon Prime lo connetti a Twitch e la fai gratuita. Oppure si può fare quella pagata, oppure si spera in un abbonamento regalo. Così è troppo comodo, il creeper non può fare il suo lavoro. Tora, questa non è una versus, perché vuoi la mia morte? End Pirate, grazie per i 3 mesi, bentornato. Da me fa scirocco, sono pugliese. Sento camminare qua fuori, ragazzi. Non mi piace stare qui, posso dirvelo. Non mi sembra una buona idea restare qua sotto. Io non so se si sentano i tuoni, ma qua fuori dal mio studio c'è il finimondo. C'è un casino incredibile. Sydney, grazie per gli auguri. Grazie. Diciamo che l'anniversario è un po' duplice. Oggi è l'anniversario del canale YouTube come creazione, però il primo video è uscito il primo di giugno, quindi aspetterò il primo di giugno. Però oggi sono 10 anni da che ho aperto il canale YouTube, da che ho creato. Considerate che io avevo creato il canale YouTube, poi ho preso una settimana per preparare tutto e poi io ho fatto partire il primo video. Cioè, è una data importante perché magari qualcuno si crea il canale come utente e poi, che ne so, dopo 2 anni inizia a fare qualche video, qualche roba. Però io proprio avevo tutto il progetto in mente, avevo tutta l'idea e quando ho creato il canale l'ho creato sapendo già che facevo il video. Però mi sono preso poi la settimanella per organizzarmi con le grafiche e tutto quanto. Atmosfera perfetta per la torre dello stregone in cima all'edificio. Hai perfettamente ragione. C'è il mio bel finestrone qua con fuori fulmini. Se ci fosse più buio e tuonasse di più, sarebbe figo tipo spegnere la luce e vedere i fulmini che illuminano tutto. Però non siamo a questi livelli. Sai se mostreranno qualcosa di interessante nello showcase? Si parla di tante cose interessanti, quindi sì. Per essere chiari, questa live sarà divisa in 2 parti. Quindi adesso cominciamo. Anzi, adesso esco subito, iniziamo a salire. Cominciamo la nostra hardcore. Poi verso le 10
Quindi contate magari 10 meno 10 o 10 meno un quarto, già iniziamo a fermarci. Andiamo su Discord, dove ci sarà Tech, che segue insieme a me, e guardiamo il PlayStation Showcase. Che cos'è? È un evento PlayStation che, a differenza dei vari eventi che fanno quasi ogni mese, con aggiornamenti vari, questo è quello grosso. È quello dove in teoria si giocano i grandi annunci. Ora, non so se questo evento è proprio l'evento big dell'anno, oppure se fanno qualcosa a giugno, perché una volta c'era l'E3 a giugno, adesso non c'è più. Quindi non so bene come si organizzano, però questo sarà un evento grosso, quindi si aspettano molti annunci. Allora, Kate Masuelli, grazie per i 2 mesi. E Mr. Bug ha regalato una sub a Indua. Grazie, Mr. Bug. Ragazzi, io sento ancora camminare. Ci deve essere qualcosa qua dietro, da qualche parte. Molto creepy. Però usciamo, e un grazie a qualcuno per i 29 mesi. Qui dove avevamo staccato praticamente c'è lo spawner di zombie che potrebbe tornare utile più avanti. Chi lo sa. Qua perché mancano 2 blocchi poi? Così, senza senso. Vabbè. E noi torniamo su. Questo anticipo di Deep Dark alla fine non è niente di pericoloso perché non c'è neanche uno shrieker, quindi siamo abbastanza scialli. Però sai che c'è? Magari. Magari un cazzo, non ho silta, cioè non posso raccoglierli questi. Niente, andiamo su. Cerchiamo di salire senza fare una brutta fine. Quindi passiamo di qua. Zack, giro dietro. Saltino. E si arriva alla zona mineshaft. Adesso devo salire dalla cascata, se non ricordo male. Vediamo. Poi adesso quando siamo su vi faccio vedere le statistiche e tutto quanto. Allora, so che c'è la Coppa Italia oggi, la finale. Io con le partite seguite in live ho dato, ragazzi. Non so se ripeteremo l'esperimento. Però niente, finale Fiorentina-Inter o Inter-Fiorentina. Coppa Italia, non ho idea di chi potrebbe vincere. E non tifo nessuno delle due, essenzialmente. Però, visto che qualcuno mi ha chiesto, secondo te chi vince, se dovessi scegliere, allora è più facile che vinca l'Inter, però sarebbe più carino se vincesse la Fiorentina, dai. Cioè, la Fiorentina che vince la Coppa Italia fa più notizie dell'Inter che vince la Coppa Italia, no? Ok, siamo quasi salvi. Usciamo. Devo andare subito a dormire poi, perché è notte. Ci saranno un bel po' di mob in giro. La cam, no, no, non ascolto Arti e Five. Ho già sentito un nome simile, non so se è la stessa persona o 2 persone, ma non ho sentito, non so. Fiorentina favorita, l'arbitro di Firenze. Ma dai, ma su. Ma queste cose non, sono solo dicerie. Non che sia di Firenze, non lo so, però non è che se l'arbitro di Firenze allora premia la Fiorentina. Un arbitro ha interesse alla sua carriera, non al tifo calcistico. Avrà interesse a spiccare come un buon arbitro. Per essere un buon arbitro devi essere imparziale. E intanto Erdrickson, grazie per i 3 mesi, bentornato. La live 1.21 durerà massimo 30 minuti. Cosa vuol dire questa cosa? E Juve Milan non ricordo quando sarà. Devo craftare un altro scudo? Sì, adesso lo facciamo. Allora, bentornati in base. Ragazzi, andiamo a vedere che cosa abbiamo preso dall'esplorazione di oggi. Oggi c'è stato il video e ho raccolto un bel po' di robe.
che neanche ci stanno qua dentro praticamente. Però andiamo a smeltare subito il ferro e anche l'oro a sto punto. Ma abbiamo sbloccato anche il lapis, soli 3 diamanti. Altro lapis, questi possiamo metterli insieme. Il rame, name tag, bardatura per cavalli, ametista, redstone, dischi musicali, un bel feather falling. Vabbè, link sack, questi, zack zack. Insomma, un po' di robette le abbiamo trovate. Bene. E per quanto riguarda lo scudo, lo facciamo subito. Servono 6 di blocchi, mi sa. Sì, 6 blocchi. Ok, scudo di riserva, fatto. Quanto vorrei riordinare le chest. Ma guarda, facciamo subito, now. Qual è il problema? Tieni, ecco. Allora, questo angolo sarà l'angolo delle name tag. Invece questa fila è la fila di a cazzo di cane. E invece i semi di melone ne mettiamo uno qui e uno qua. Ma soprattutto, essendo che qui ci sono i minerali, l'oro lo mettiamo qua. Così dà ancora più fastidio. È la famosa tecnica cazzo di cane, esatto, applicata alle chest. Vedete la genialità. Grazie per gli auguri, Gabri, grazie. Allora, in realtà, a parte le gag, almeno tenerle nella stessa chest, che sennò è un puttanaio. Allora, non so se terrò questo per il cavallo, perché probabilmente ci prenderemo un cagnolino, una certa. Intanto l'Oscat, grazie per il Prime, benvenuto. Oggi però, nella live, mi voglio occupare di andare a caricarci di ulteriori materiali. Dato che sono andato in caverna, ma non ho trovato un granché. Vorrei tornare giù, una volta che ci siamo rimessi in ordine, tutto a posto. Guardate quel creeper, pericolosissimo. Che ha deciso di morire. Ok. Dicevo, torneremo giù e dobbiamo cercare diamanti. Ci serve tantissimo diamante per continuare a fare le nostre cose. Prima però, mi stavo dimenticando, statistiche. In questa serie guarderemo a volte le statistiche. Oggi, purtroppo, ho infranto il sogno e ho preso danno. 29.90 di danno. È successo, ragazzi. Mi dispiace. È successo che, se avete visto il video, c'è stata quella che chiamerei bullshit totale, perché il primo danno che ho preso non ha senso di esistere. Cioè, probabilmente questa serie potrebbe finire con io che muoio buggato. Non so, me lo sento, perché il primo danno, non lo so bene, però è stato, se non è un bug, è stata un po' una scammata. Avevo uno scheletro davanti, io con lo scudo alzato, la freccia mi colpisce lo stesso. Non ho capito, vabbè. E quindi ho preso danno, poi ho iniziato a giocare sciallo. Quindi danno di caduta, ho combattuto un po' più spudorato, anche una frecciata in più me la prendevo. Tanto, chi se ne frega. Mentre per quanto riguarda i giorni, siamo al giorno 16, ragazzi. Siamo al giorno 16. In questa live magari possiamo puntare al giorno 20. Sarebbe già molto interessante. Io che ho rivisto il pezzo del video perché non capivo. Guarda, io sono rimasto fermo, stannato. Poi anch'io ho rivisto il video in fase di rec, cioè in fase di editing, e dico, ma che cazzo è successo? Boh. Cioè, di solito lo scudo copre la visuale. Certo, se ti attaccano di spalle, no. Però davanti, sì. Non lo so. Deve finire l'animazione dello scudo? Ma no, era già alzato. Non capisco. Anzi, se ti sparano e tu lo alzi al volo, ti para subito. Non c'entra l'animazione. Tant'è che nell'altra live ho alzato al volo lo scudo, boom, e mi aveva parato una freccia incredibile che stava arrivando e avevo fatto il numero. Vabbè, mi sono fidato, ma è andata così.
Allora, qui ha quasi finito di smeltare. Non ci importa che smelti tutto, anche perché al momento siamo a posto. Ci facciamo altre torce. Facciamo così. L'eccesso via. Queste le teniamo. E nulla. Torniamo in caverna, ragazzi. Torniamo in caverna. E qua vi faccio la prima domanda. Torniamo nella caverna in cui sono stato. E magari proviamo a scavare per vedere se continua il Deep Dark. Se troviamo una città antica. Oppure vogliamo andare da un'altra parte. Che dite? Una survival ultra hardcore per aggiungere un po' di sfida. Marti, facciamo una cosa per volta. Poi magari un giorno. Che poi ti immagini fare una serie UHC, cioè ultra hardcore, e poi non è l'UHC che tutti pensano? Cioè, non lo so, eh. Metto un attimo qui, almeno non sento gli animali che rompono. Facciamo un sondaggino, dai, facciamo un sondaggio in chat, va bene. Allora, sondaggio in chat. Dove andiamo a scavare? Nella caverna di prima o ne cerchiamo una nuova? Caverna nuova. Scegliete voi. Nel caso ne cerchiamo una nuova sempre in zona, magari. Magari il Deep Dark lo troviamo lo stesso. Morire oggi sarebbe un bel meme, però ci sforziamo di non morire, dai. Comunque, mentre votate, mi soffio il naso, perché anche oggi sono raffreddato. No, non mi stavo mutando, aspetta che vi stavo per distruggere i timpani. Eren, sei un chad assurdo. Tamarro, ti ringrazio, hai proprio ragione. Mi manca... Devo fare un po' di... guancetta scavata. Tipo giga chad. Una caverna nuova, va bene ragazzi. Cerchiamo la caverna nuova. Intanto Carol Pica, grazie per i 6 mesi. Mi sono stoppato per mutarmi, esatto. 69%, sì vabbè, mime. Come, d'altronde, le 69 campane suonate. Quindi il vostro sondaggio al 69% è completamente a tema. Proviamo ad andare di qua. Sì, come vi dicevo, cerchiamo sempre una caverna che sia sotto le montagne, in modo da avere la chance di trovare la città antica. Ci sarebbe questa che non porta da nessuna parte, se non ricordo male. Però a noi servirebbe subito una caverna bella profonda. Cioè non possiamo perdere tempo. Ehi, questa qui? Questa qui è interessante, ragazzi. È staccata dall'altra ed è bella profonda così ad occhio. Quindi secondo me potremmo farlo. E possiamo farlo anche così, guardate. Strizzina, caghetta. Simo Banni, 13 mesi. Salve signor Eren, come va? Bene, tutto bene. No, non facciamo pronostici se muoio o meno, che poi il karma me la tirate. Torcifichiamo un po'. Utilizziamo l'acquetta che ho gettato per scendere. Questi sono dei licheni. C'è una pozza piena di glow squid. Quindi è una caverna sommersa. Questo è un problema.
Questo è un bel problema, ragazzi. Però ho visto una cosa. Ho visto una cosa che vale la pena indagare. Che cos'è questo? Ah, lapislazzolo. Deep Dark? Eh sì, qua c'è altro Deep Dark. E sento anche degli scheletri. Allora, io proverei a scavare sotto la montagna. No, non servono le porte. Scendere dalla caverna subacquea sotto, sommersa sarebbe... Cioè, ci fa guadagnare una quindicina di blocchi. Non ha molto senso. Piuttosto, appunto, scriviamo da questa parte perché ho sentito uno scheletro. Quindi magari c'è qualcosa. Secondo voi sopravvive fino all'episodio 1000 della survival normale? Beh, vediamo ragazzi, dipende dalle views che fa la serie. Se inizia a fare poche views, casualmente cadrò da una montagna senza secchio e dico: ah no, sono morto! Che peccato, questa serie purtroppo è finita e basta. Ok, effettivamente di qua sembra non esserci nulla. Proviamo un attimo a girare. Ti ho visto io. Ma si può? Si può beccare il silverfish nell'hardcore? Santo cielo. No, ragazzi, mi sa che qua non si va da nessuna parte. Silverfish sono pericolosissimi se ne incontri troppi. Odio i silverfish, mi viene la pelle d'oca a sentire il loro verso. Anche perché nella vita reale sono bruttissimi, infatti. Buonasera, Commi. Buonasera, Zeng. Buonasera, Larry. Possiamo provare a cercare l'entità, però non sento più nessuno. Quindi stiamo un po' scavando, forse... alla ricerca del nulla. Sicuramente ci sarà una mega caverna da qualche parte. Secondo me è di qua. Allora, vediamo. Entità. Io non mi ricordo dove guardare. Ok, ho trovato forse. Ok, di qua è verso il villaggio. Ci sono una trentina di entità, infatti. Però a noi interessa. Queste sono le glow squid. No, sembrerebbe non esserci niente. È vero, però siamo nel Deep Dark. Il biome è Deep Dark. Qualcosa ci deve essere qua sotto, allora. Potrebbe convenire provare a scavare ancora. Allora, manca una trentina di blocchi all'altezza utile. Quindi andiamo giù fino ai meno 40-43. E infatti, meno male che abbiamo trastato e meno male che ho cambiato direzione. Guardate qui. Cioè, mi stavo per arrendere, la caverna era letteralmente qui. E adesso, ragazzi, via la musica. Perché si fa sul serio. Guardali, guarda, già ho visto la morte. Vediamo questo tunnel. Porca puttana. C'è altro Deep Dark nascosto qua dietro.
ci fosse stato uno shaker si sarebbe già attivato, quindi... Di qua. Trastiamo un attimo. C'è di buono che... cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Lo sapevo, me lo sentivo. Il destino mi ha sfidato. Il destino mi vuole morto subito. Non ci credo, ragazzi. Non ci posso credere. Cioè, nella survival con pozioni, razzi, TP, tutto, non la trovo. Nell'hardcore, la prima volta, città antica subito. È incredibile. E sotto la montagna dove volevo fare la base. Non, cioè, questo è il destino. È il destino. Mamma mia, ragazzi. Allora, c'è una brutta notizia. Non ci andiamo adesso. Ci devo andare in video. Cioè, terzo video della hardcore. Si va nella città antica. Io, boh. Guardate, lì c'è già una chest. Mamma mia, ragazzi. Follia totale. Follia. Lì c'è uno shrieker. Mamma mia, ragazzi. Però, sapete che c'è? Non è una brutta notizia questa. Perché potremmo trovare delle armature molto interessanti. Inoltre, io di recente... Dopo saremo in live con Tech a vedere il PlayStation Showcase. Di recente ho visto proprio un video di Tech. E il buon Tech ha creato un circuito, non so se l'ha fatto lui o l'ha visto, che va a bloccare lo spawn del Warden. Quindi, sai che c'è? Che se noi scendiamo e facciamo quel circuito e ci lootiamo tutto, capito dove voglio arrivare? Potrebbe non essere una brutta cosa averla trovata. Però per ora noi la lasciamo lì, la città antica. La serie si può finire in 3 puntate. No, no, ragazzi. Trastate, trastate. Ok, allora. Lì c'è uno shrieker. L'abbiamo visto tutti. Il problema è come me ne libero. Non ho la lana per salire. Potrei anche rischiare di attivarlo. Però aspettate. Ci sarà un sensor vicino allo shaker? Beh, perché domandarselo quando possiamo scoprirlo? Si gode? Non si gode più. Tolto. Si godeva, si poteva godere, però non si è goduto. Vabbè, l'abbiamo liberato, ci siamo giocati un bonus così. Ripeto, finché non attiviamo il Warden qua non spawnano altri mob, quindi tutto sommato non è neanche brutta la faccenda. Lì c'è un altro. Un po' troppo buio per i miei gusti, eh. Si gode assolutamente. Ragazzi, la base nella city, io nel video di oggi ho lanciato la provocazione, poi iniziamo la live e troviamo subito la città antica. È un segno del destino, bisogna farlo. Bisogna provarci più che altro. Allora, addentrarmi così tanto non mi convince, però, eh. Molto rischioso. Ma soprattutto, un cazzarola di diamante? Niente. Zero proprio. Lapislazzuli.
che uno dice, ma perché dovresti entrare qua dentro in un hardcore? Boh, ragazzi, non lo so. Vecchio posto. Ok, allora, se ci incastriamo in queste caverne, la morte non è più possibile, è probabile. Quindi prendiamo i lapis, prendiamo quello che ci serve e poi leviamo le tende. Leviamo le tende e torneremo qui per fare la città antica. Di qua vediamo un attimo però. Bruttissimo, no, 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 no. Allora, noi siamo arrivati da qua. Sì, guarda come me la corro easy, senza problemi. Siamo arrivati da qua. Ok. Segnaliamolo meglio, magari con della terra. E da questa parte, quindi. No. Da questa parte c'è la città antica. Lì c'è la città antica. Va bene. Va bene, dai ragazzi, sarà una bella sfida. Ci proveremo. Ci proveremo. Allora, dobbiamo però trovare anche il diamante. Quindi a questo punto, se di lì c'è la città antica e siamo verso ovest, se scavo verso est, andiamo dalla parte opposta. Dall'altra parte non c'è più la montagna, quindi sotto non troveremo altro Deep Dark se ci allontaniamo abbastanza. Quindi potrebbe essere una buona idea scavare di qua e andare a cercare appunto il diamante. Verso che ora è l'evento? 10. Sì, ho letto che ha segnato la Fiorentina. Tanto la partita è ancora lunga, quindi scialli. Diamanti a partire da meno 59. La maggior parte sta a meno 59. Ma io così in basso non lo sapevo, sinceramente. Possiamo riattivare anche un po' la musichetta a questo punto. Per ora siamo a meno 9, però io punterei a trovare una. Un piccone. Troviamo un piccone. A trovare una caverna già fatta, perché semplicemente in caverna, avendo già i tunnel fatti, basta che ci vai e se c'è il diamante lo vedi subito. Quindi è decisamente più semplice. C'è un bellissimo creeperino che ci aspetta sulla strada del ritorno, che bello, mi fa sentire importante, mi fa sentire ben voluto. E Marcus, grazie per i 18 mesi. Buonasera. Signor Creeper, ma se lei se ne va dalle balle, che ne dice? Lei mi stava facendo il trollone. A posto, superato, lasciamolo lì. Grazie Giulia, 44 mesi, non mi rendo nemmeno conto che siano già passati quasi 4 anni. Un abbraccio Eren. Grazie Giulia per questi 44 mesi, mamma mia. E per la livello 3 anche. Doppia resub di VIP, è vero. Comunque è incredibile il fiuto per trovare le cose. Cioè, avete visto proprio la direzione, ho detto no, adesso dobbiamo andare a destra e effettivamente c'era. Però io mi aspettavo di trovare il Deep Dark e basta. La città antica è sempre un'incognita. Ci stagioni un formaggio pregiato in 44 mesi. Guarda, io ho mangiato una pasta al sugo a cena e ho grattato sopra del formaggio del parmigiano di 40 mesi.
detto così sembra chissà che roba incredibile. In realtà è la fetta che prende il supermercato. Buono, buono, sì, assolutamente. Allora, facciamo due picconi a questo punto. Per sicurezza. Scarichiamo già tutto quanto. Questi smeltiamo. Sbam. E questo qui lo riprendiamo subito, che mi serve. Facciamo altre torce. Allora, prendiamo 8. Raccogliamo questo che ci fa l'esperienza. Tanto, anche se muoio, sono morto. Nel senso, non serve conservare l'esperienza. 40 mesi spaziale, assolutamente. Anche il pecorino è buono, sì, per carità. Un formaggio stagionato 200 mesi potrebbe fare abbastanza schifo. Non lo so, forse è un po' troppo. No, mela dorata, dai, al momento non stiamo a farle. Torniamo giù in caverna, continuiamo a scavare e a cercare il diamante. Devo tenere d'occhio l'orario perché sono già le 9:20 quasi. Il caso Marzu non l'ho mai assaggiato. Ora ho voglia di formaggio. Allora, io ultimamente ho un nuovo snack preferito ed è il provolone piccante. Diciamo che c'è una nota marca che fa il provolone piccante, si può dire l'auricchio. E niente, ogni tanto se ho fame, piuttosto che mangiare cazzate, vado lì, ne stacco un pezzettino e lo mangio. Per togliermi lo sfizio. Gli alberi rosa sono i ciliegi. Ale, qual è il problema? 1:20. Sì, avevo mandato una foto dell'auricchio nel gruppo sub. E poi non so chi mi aveva risposto. Ma è un hamburger? Cioè, io ho mandato la confezione del formaggio. Non so chi di voi aveva letto. È un hamburger. Io ho detto sì. E poi me ne sono andato. Basta. Me ne sono andato sconfitto e distrutto. Non so come potesse sembrare un hamburger perché ho mandato letteralmente la confezione di plastica. Da piccolo mi sbranavo quantità industriali di parmigiano. No, ma tuttora. Anche adesso. Plugin, la famiglia tutto bene, tutto ok. Io sono cresciuta a pane e pecorino. Stavo leggendo malissimo, ho una mente davvero perversa. Allora, non dirò cosa avevo letto, però immaginate pane e pecorino, sostituite esattamente due vocali, una per parola. E ho detto, ah, ok, no, pane e formaggio, ok. Adesso solo il grano e il parmigiano costa troppo. Allora, costa abbastanza, sì. Però dai, neanche così esagerato. Cioè, dipende cosa prendi. Io prendo quello proprio del banco frigor. Se te lo fai tagliare in salumeria, ciao.
Ale, ci saranno i ciliegi anche su PlayStation quando droppa la 1.20. Però non scrivere in caps lock, santo dio. Hai mai assaggiato lo sbirro? No, non ho mai assaggiato lo sbirro. Canon, che formaggio è? Io sapevo che quella parola indicava un'altra cosa. Vorrei fare con te quei test dove ci sono le immagini per vedere se sei perverso. Le macchie di Rorschach, intendi? O tipo il BDSM test. Pecorino e glassa d'aceto? Interessante. Ma un bel formaggio di malga con miele? Mi ha fatto venire in mente Nessuno batte la mozzarella di bufala, un video che ho visto. C'era questo... cioè erano in America e praticamente in un ristorante chiedevano a questo tipo che dicevano essere italiano. Era italo-americano, quindi americano con origini italiane. E, ma cosa ne pensi della burrata? Che cos'è la burrata? È una cagata, una schifezza. C'è solamente la mozzarella, guarda qui, e tira fuori una mozzarella. Diceva che la burrata è una roba fake, tipo. E tutti sotto nei commenti a insultarlo. Ma te non sei italiano, che cazzo dici? La burrata! Bello. Bello vedere quando gli italiani si offendono per il cibo. Allora, siamo a meno 50. Io inizio a perdere un po' le speranze da sta parte. Fermiamoci un attimo. Cioè, finché faccio il tunnel così, almeno non rischio di morire. Teoricamente di qua mi indica qualche entità. Andiamo a vedere. Io amo il riso alla zucca con stracciatella e amaretto a granella sopra. Vabbè, ma questa è roba da ristorante, però. Vorrei tanto poter mandare dei sound alert per spaventarti. Volendo lo puoi fare. Ringrazio mia nonna. Ah, minchia, se tua nonna fa una roba del genere, mica male. Boh, ci sono entità da sta parte, però non è detto che ci sia una caverna vicinissima. Potrebbe essere molto lontana. Molto lontana. Ma sai che c'è? Fanculo l'entità. Chi se ne frega? Va bene così. Me ne sto solo soletto con il mio diamantino. Perfetto. Continuiamo comunque a scavare, perché tre diamanti ne avevo già tre, quindi adesso siamo in quota enchanting table comunque, non è male come cosa. Sì, sì, ho già scavato attorno, qua non dovrebbero essercene altri nascosti. Vedi. Sotto no. Comunque sia sta caverna, comunque non so, non siamo per niente vicini, mi sa. Quindi che ha molte entità un po' più in alto.
Sì, ovviamente farò un piccone di diamante per l'ossidiana e poi faremo... Mi ha sembrato di vedere un particellare di diamante, no, me lo sono sognato. Dicevo, poi faremo l'enchanting table. Allora, ragazzi, facciamo una bella cosa. Ditemi un numero in chat. Cinque, il primo. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Non abbiamo trovato niente. Via. Forse se scavassi un altro blocco troverei diamanti. È il classico dilemma. Chiameremo questo dilemma il diamante di Schrödinger. Finché non scavi non puoi sapere se c'è o non c'è. È in uno stato di... non lo so, di esistenza dubbia. Matteo, grazie per la sub, benvenuto. Allora, torniamo su e a questo punto, per ricordarci dove sta la città antica, possiamo anche andare a tappare questa galleria. Adesso, capatina in base, assolutamente. Guardate tutti i mob che ci aspettano. Ed è anche notte. Quindi, dato che a me interessa procedere con i giorni, perché più giorni fai più sei fico apparentemente, io me la dormo già. Hai intenzione di incontrarci e fare un evento un giorno con i tuoi sub? Se fosse possibile fare una cosa ordinata e fatta bene, sarebbe molto bello. Però non farei un... cioè, non credo che farei mai un raduno sub. Cioè, farei un raduno, basta. Cioè, chi vuole venire, viene. Anche perché già i raduni di solito si fanno alle fiere. E le fiere si paga per entrare. Quindi già c'è quello. Poi magari c'è qualcuno che si sabba apposta per fare il raduno. Sarebbe un po'... un po' triste, forse. Troppo buio qua, non mi piace. Ok, niente, rinuncio a fare parkour. No, io col cazzo che offro a un raduno. Cioè, già ho offerto le cene ai raduni mod e non solo. Sapete quanto mi costavano, quanto mi sono costati i raduni mod? Avete una più pallida idea? Che non è che li portavo a mangiare, che ne so, il kebab, no? Grigliatina Roadhouse, cioè, capito? Anzi, ho provato a offrire il Burger King per prendere gli snack da vedere al cinema che ho pagato io per poi andare al Roadhouse a mangiare. Lo so, sono bravo, ma infatti non farò più raduni mod, ho deciso, perché mi costa troppo. Quindi ho chiuso. Mi dispiace. Ed eccoci a casa. Allora, se facciamo un raduno che mi offrite voi, vengo. Anzi, se qualcuno in chat ha un ristorante molto buono e vuole fare un raduno offerto dalla casa a tutti, chiamatemi.
Va bene. Abbiamo trovato tante cose interessanti. Diamante. Beh, diamante. Tre diamanti non si buttano via. Adesso abbiamo un quarto d'ora di tempo. Io direi che, ragazzi, mentre l'Inter pareggia la partita, però, nel senso, come detto, non tifo nessuno dei due, quindi sti cazzi, poi apprenderemo il risultato. E proviamo a buttarci in una caverna muzzo. Vediamo se trovo una caverna un po' più profonda in cui entrare e andare direttamente sul fondo. Offerto no, rispetto per chi lavora. Ho capito. Porto pubblicità comunque. Non bisogna ignorare questo aspetto. Cioè, mettiamo caso che un ristorante fa: ok, ti faccio fare il raduno, porti tot persone e mangi gratis. Io poi dico: ok, ragazzi, chi vuole si iscrive e stariamo a sorte chi viene per andare a mangiare a questo locale. Quel locale si fa una pubblicità gigantesca, però. Meno che non lo dico in qualche social sperduto di sfuggita, non se lo caga nessuno. Se lo fai una cosa fatta bene. Allora, però, una grottina dove la troviamo? Fiorellini coniglietti. Ho voglia di entrare in questo bioma con un lanciafiamme, pensa. Una food challenge alla... Non so chi sia Thomas Hungry. Non ho idea di chi sia, sorry. No. Dai, dai, dobbiamo trovare in fretta e furia una grotta. Anche io, ma con l'accendino e lanciafiamme costa troppo. È una soluzione, grazie di averlo consigliato. Là forse c'è una grotta profonda, però è bella lontana. Preso proprio il blocco con l'erba alta 2. L'ha piazzato, ma l'ha piazzato un blocco più in alto. Niente, fail. No, mi dissocio da accendino e deodorante. Non si fa, ragazzi, pericolosissimo. Morirai per colpa di un'ape. La vedo difficile morire per un'ape, dai, come fai? Se non la disturbi neanche ti punge. Come fai a morire per un'ape? Ed ecco la grotta che ho spottato. Che fa cagare, niente. Cioè, sembra chissà che grotta. Che palle però, ragazzi. Di qui? Mamma mia, che tristezza. Aspetta però, forse scende. Dai che forse scende. Zombie creeper. Altro zombie. Senti, è il momento. Mm.
Bene. Di qua non si va da nessuna parte. Qua scende. Vedo un fottio di mob. Si può che mi arrivano i messaggi dalla banca a quest'ora? Ma santo cielo. Pensavo fosse un problema e un avviso della banca. Aspetti, signor scheletro, un attimo, che mi devo coordinare qua. Il trucchetto dell'acqua è cosa serviva? A fare il coglione. Questo serviva. Due creeper. No buono. Assolutamente no. Hai rotto il cazzo! Sì, lo so che lo scudo sta andando giù. Preso un po' di hit, ma era ragionata la cosa, nel senso che a meno di sorprese alle spalle, dovevo dare priorità ai creeper. Allora, senti. Tanto, così consumato non lo uso più. Qua non scende. John Titor, sì, l'ho sentito nominare John Titor. Quello che diceva di viaggiare nel tempo. È una roba vecchissima. Era un tipo che scriveva sul web e diceva di venire dal futuro. Niente, ragazzi. Purtroppo questa grotta non fa per noi. Usciamo fuori? Anzi, dormiamo, che notte. Facciamo saltare un altro giorno. Credi nella possibilità dei viaggi temporali. Più avanti nel tempo. Sì. Anche se viaggi minuscoli. Cioè, in realtà non è viaggiare nel tempo. È il tempo che si... È il tempo che si dilata e che ha velocità diverse, diciamo. Quindi, non lo so. Il teletrasporto, invece, è una cosa interessante. Il teletrasporto, come lo intendono molti film di fantascienza, è letteralmente la persona che viene smaterializzata e rimaterializzata da un'altra parte. Ed essenzialmente consiste nel uccidere la persona, disintegrarla, raccoglierne le informazioni e costruirne una copia esatta nuova nel punto di arrivo. Però ogni volta in realtà non sta viaggiando. Semplicemente stai generando un suo clone. Un clone fatto nel momento della morte. È una cosa super inquietante. E dici, vabbè, mantengo la coscienza di me. No, la tua coppia ha la coscienza di te. Ma tu sei morto. Però ci sono... Ho 5 minuti. No, ragazzi, non posso farlo. E cosa c'entra che hai appena finito la doccia, Feus? La tua doccia è un teletrasporto. Dai, adesso la trovo la grotta giusta. Questa è una grotta interessante. Lì scende. Niente.
Buonasera! Ma lei così mi compare? Salve! Ci vende la cacca, il ghiaccio, cazzate! Le small dripleaf, una volta per questo scambio sarei stato contentissimo. E invece adesso, purtroppo, signor Villager, lei rappresenta la conclusione perfetta di questa parte della Arcord, lo sa perché? Muori! Dammi le tue corde, bastardo! Anche voi morite tutti, maledetti stronzi! Non mi servite un cavolo! Muori a morte tutti! Si gode! E abbiamo raccolto due lacci, così trasportare gli animali sarà molto più comodo. Oh, bene, abbiamo adempiuto alla vera utilità del villager errante. No, non mi segnalate per violenza, non è giusto. Come fai a smolecolare una persona? No, la parte difficile è come fai a ricrearla, scusami. Questo è per te, Marty. Non mi sono dimenticato del commento di prima. Non mi interessa niente. Questo è un mondo hardcore. È un mondo crudele. È tanto bello quanto crudele. Come il mondo di Attack on Titan. Esatto, bravo Brownstone. Come fai a ridurre una persona in atomi? Ma perché il cilindro ti interessa? È un po' preoccupante che ti interessa. Mattia, buonasera, grazie per i 38 mesi. E lo showcase, sì, sarà tra poco. Infatti adesso andiamo in base, chiudiamo l'hardcore e si va a fare lo showcase. Lo seguiamo insieme. Dove sono i giganti? Per il coniglio ero io il gigante. Se ti addomestichi un cane, se muori, lui resterà per sempre ad aspettarti nel mondo. Haha, loser. Non so che cosa mostrano nello showcase, lo scopriremo insieme. Lo showcase è un evento dove sveleranno cose su PlayStation, in questo caso. Allora, teniamo sempre questi due rubini, questo qui. Perfetto. Ragazzi, ci fermiamo qui, abbiamo fatto un'orettina di hardcore molto proficua, devo dire, soprattutto all'inizio abbiamo trovato la città antica e ciò mi porterà a fare il video della vita, cioè terzo episodio hardcore, si va subito nella città antica. Per finire, siamo ancora in vita. Vabbè, il danno dato, ricevuto, bloccato dallo scudo, tutto aumenta. Chi se ne frega. L'importante è questo. Siamo al giorno 19. Day 19. Io vorrei arrivare al giorno 100, per dire, a 100 giorni. Ho sopravvissuto 100 giorni nella... Sono sopravvissuto 100 giorni nella... Hardcore. Siamo quasi a un quinto del lavoro, quindi top. Poi, volendo, si potrebbe vedere in realtà il reale tempo passato, ovvero 4 ore e 11. Abbiamo giocato 4 ore e 11. Nico, grazie per i 37 mesi. Dai, showcase, non vedo l'ora. Ragazzi, fine dell'hardcore.